Anche quest'anno avete organizzato la Bergen Fest, 24esima edizione, tanti volontari, li vediamo anche alle tue spalle, che hanno deciso di spendere il loro tempo per organizzare questa festa. Anche quest'anno non abbiamo organizzato, ma i volontari, i militanti e i sostenitori hanno organizzato questa oramai fantastica festa. Una festa che arriva alla 24esima edizione, quindi tutti in attesa di poter spegnere la prossima candelina l'anno prossimo con il quarto di secolo. È incredibile pensare come questi fantastici militanti, questi sostenitori, al termine di ogni singola serata si ritrovino sotto il tendone per già pianificare la 25esima edizione, con delle nuove idee, con delle nuove proposte, con uno spirito che è quello che ha sempre contraddistinto i militanti della Lega Nord, i sostenitori della Lega Nord e questa fantastica valle che è la Valle Seriana. Insomma, il segreto è l'entusiasmo. Il segreto sono il perfetto mix tra l'esperienza dei vecchi militanti, l'esperienza di professionisti, e li vediamo qui dietro, e l'esperienza di fantastici giovani del Movimento Giovani Padani che, uniti l'un l'altro, permettono di dare ad una festa quello che è una piccola magia, una magia fantastica, ed è quella che permette ogni sera di accogliere i nostri sostenitori, i nostri militanti, ma anche persone che non votano Lega Nord per ora, ma che hanno piacere di venirci a trovare perché sanno che la Bergen Fest è sinonimo di eccellenza. Ecco, cerchiamo di attrarre a questa festa anche chi non vota Lega Nord con qualche peccato di gola. Avete un menù molto ricco per chi vuole venire a mangiare qualcosa qui. Abbiamo un menù molto ricco, oltre 36 piatti che sono presenti, abbiamo dei piatti che sono eccezionali, abbiamo uno chef, un cuoco che viene peraltro, è un docente di una scuola superiore alberghiera, che è presente qui tutte le sere dalle 9 della mattina fino alle 2 di notte e che ogni sera propone 4, 5, 6 piatti diversi basati su quelle che sono le nostre origini, le nostre tradizioni, piatti all'insegna della tradizione bergamasca. Per esempio, questa sera c'era del fantastico tartufo che ha particolarmente attratto tutti i nostri ospiti. La birra non manca? La birra non manca, la sangria non manca, il vino bianco e il vino rosso non mancano, ma ci muoviamo verso ovest e quindi abbiamo anche del fantastico vino rosé che i giovani padani al bar dietro di me servono con particolare piacere.